Sono Samuel dell'associazione Tango Sud Tirol, che è un'associazione che è nata per promuovere il tango fra i giovani dell'Alto Adige. Noi abbiamo diversi posti per provare a ballare, abbiamo un posto vicino a Piazza Vittoria, abbiamo qui il posto al Mariaheim, che è questa sala magnifica dove ci troviamo per fare lezione prima della milonga del mercoledì. Il tango in realtà è un modo di comunicare, è un modo di capire se stessi, è un modo di capire le altre persone, le persone con cui balliamo, ed è un dialogo fra me che parlo, l'altra persona che ascolta e poi l'altra persona che propone e io che devo essere in grado di ascoltare. Quindi è una specie di comunicazione che c'è fra la coppia, che c'è fra la coppia e le altre persone, che c'è nella sala, quindi è un modo per conoscersi meglio. E è una sensazione bella che uno prova, una specie di meditazione, una specie di trance, quindi, a differenza magari di altri balli dove ci sono dei passi da imparare, nel tango ci sono dei passi da seguire, c'è un'energia da seguire. Quindi è un modo un po' diverso del ballo tradizionale. E per ballare tango in realtà non c'è un modo in cui noi possiamo convincere le persone. Quello che possiamo consigliare è di provare, di sperimentare questo ballo e poi se piace saranno le persone stesse a decidere di ballare.